stagione agonistica 2015 rappresenta un traguardo significativo ed importante per il circuito di Pomposa e per la famiglia Bondi, oltre che per tutto il mondo del kart endurance italiano, per il quale essi rappresentano sicuramente un riferimento consistente. Nel 2005, infatti, Andrea e Marco Bondi, proprietari e gestori del circuito di Pomposa, si ritrovano ad affiancare alla loro principale attività, quella del servizio di cronometraggio elettronico a mezzo transponder, e quella di organizzare competizioni endurance. È la 12 ore notturna a costituire il battesimo per il quale viene chiamata come partner tecnico la Car for Fun di Claudio Giommoni ed Enrico Guidoni. È l'inizio di una collaborazione che produce la bellezza di 23 gare organizzate sul circuito di casa. In questi anni, sul tracciato emiliano, tante sono state le idee e le novità proposte dai fratelli Bondi. Alla iniziale 12 ore notturna si sono poi affiancate, negli anni, la 500 miglia, la Night and Day e la 250 miglia, per arrivare, in tempi recenti, anche alla distanza topica delle 24 ore. La scelta di Marco Bondi per celebrare il traguardo del decennale è caduta sulla 24esima gara organizzata, che è proprio la 500 miglia, disputata nel weekend del 30 e 31 maggio, sempre con i Birel Honda messi a disposizione dalla Car for Fun di Giommoni e Guidoni. Il programma della manifestazione ha fatto perno su questa festa di compleanno un po' atipica, prove libere e cronometrate sabato con la luce del giorno, per poi proseguire con la classica presentazione delle squadre partecipanti alla gara. I 28 equipaggi, numero da record per la 500 miglia, si sono disposti sul rettilineo di fronte alle tribune per ricevere il saluto dell'organizzatore e del folto pubblico. È stato splendido, unico ed eccezionale il brindisi che ha poi accompagnato il catering messo a disposizione dalla Pomposa Endurance Series ed infine il taglio della torta che ha concluso la consegna dei riconoscimenti alle persone che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo. La pista torna a rivestire il suo ruolo preminente con i 28 car schierati in attesa del via già dalle ore 21.30. Le qualifiche danno l'idea dell'incertezza assoluta che regnerà per tutti i 664 giri della gara. La pole position degli orsetti volanti ha infatti un ottimo valore mediatico, visto che la partenza sarà lanciata ed in versione notturna, mentre per quanto riguarda quello agonistico va tenuto presente che in ben 0,3 secondi troviamo i primi 10 equipaggi. Alle spalle degli orsetti volanti si sono qualificati il Vicenza Kart Indoor secondo ad 1 decimo e l'equipaggio numero 1 dei kartisti per caso, terzo praticamente con lo stesso tempo di R3MGMT, mentre il distacco minimo è da record. Infatti un millesimo separano l'ottava e la nona posizione al via. Da notare che la suspense si fa largo ancora prima del via, perché uno degli equipaggi di spicco, il Team Nutria, non disputa le qualifiche e va così a schierarsi ultimo al via, posizionato praticamente all'ingresso della corsia a box. Feel the earth tremble, see the sky turn red, eclipse of shooting stars, you turn your head, volcanoes erupt. Siamo con gli autori della pole position, gli orsetti volanti 1, che innanzitutto gli vogliamo dire che cosa ci fate qua che vi eravate ritirati? Questa qua è una bella domanda. Niente, abbiamo avuto l'incoraggiamento da parte di Enrico, che ha avuto la volontà di farci partecipare ancora, e poi le telefonate da molte squadre ci tenevano ad avervi in mezzo ai piedi, esattamente, anche se magari gli davamo un po' fastidio, però l'amicizia e la nostra correttezza ci ha sempre fatto prevalere su queste cose qua. Abbiamo messo lì la pole, adesso vediamo come va, abbiamo appena iniziato, però siamo abituati un po' a queste gare, adesso vediamo come va avanti domani è lunga, è lunga. No? Complimenti! Oh, è la prossima volta non venite! No, basta, non andiamo più! The TV, the movies, back to rhyming. My life stats make Jordan 6 rings seem common. Y'all hate, I retaliate just by being great. Big will, the enemy. La partenza è come sempre il momento più atteso e spettacolare, e la 500 miglia di Pomposa non fa eccezione a questa legge delle grandi emozioni. La correttezza comunque regna sovrana e lascia che la verba agonistica dei primi 50 giri, praticamente un'ora, produca uno spettacolo intriso del pathos tipico di una gara sprint.
A conferma di ciò, gli orsetti volanti 1 fanno segnare proprio in questa fase di gara il giro veloce, che non sarà più migliorato nei restanti 614 giri nemmeno dallo stesso equipaggio friulano. Fanno formula col numero 19 e così il primo equipaggio ad essere registrato nei referti di gara con un vantaggio di soli 7 secondi sul kart numero 58 team DRGM e ben 55 secondi sugli orsetti volanti 1. Solo 7 equipaggi nello stesso giro e settimo è proprio il numero 4 del team Nutria, partito ultimo ed ora distaccato di oltre un minuto così come Recotec 1, Mocar Como e Vicenza Kart Indoor. E qui a Pomposa sono le 22.05, il ciò significa che la 500 miglia di Pomposa è partita da 35 minuti. Oggi si festeggia non solo una grande gara, ma 10 anni di attività. Siamo col titolare del circuito di Pomposa, nonché della Pomposa Endurance Series, che da 10 anni fa divertire migliaia di kartisti da tutta Italia e non solo, Marco Bondi. Un grande successo. Sì, veramente un grande successo, una bella festa che corona questa prima tappa dei 10 anni e poi ce ne saranno tante altre di tappe. Un ringraziamento a tutti i piloti che hanno voluto essere qui con noi, sono veramente tanti, sono quasi 200 piloti, 28 team in pista, veramente una bella festa a corona di questa prima tappa dei primi 10 anni. Ecco che tra l'altro oggi, prima dell'inizio della gara, abbiamo visto un grande party dove hai voluto riconoscere dei bellissimi premi e riconoscimenti a team e addetti ai lavori. Sì, in questi 10 anni abbiamo avuto alcuni team che sono stati con noi, sono stati premiati per la fedeltà ma anche per i risultati che hanno ottenuto in questi primi 10 anni. È stata anche l'occasione per ringraziare tutte le persone, fra cui anche voi che ci state vicini e ci aiutate a far vedere questo sport, quindi mi sembrava doveroso, arrivati ai 10 anni, di fare comunque un piccolo ricordo per tutte le persone che sono state vicine. Non è un segreto, quando uno dà comunque un buon prodotto con una buona continuità, la pista piace, abbiamo comunque carte ad alto livello, abbiamo cambiato anche tipi di carte durante questi 10 anni, quindi penso che tanti piccoli ingredienti che danno comunque un successo che, perseverando, dare comunque costanza, comunque premia. Ringraziamo tantissimo Marco Bondi alla Pomposa Endurance Series, però voi amici di GoKart TV incollati ai teleschermi che vi racconteremo questa 500 miglia che è appena partita. Rimanete con noi, grazie Marco. Ciao Monica, per quale equipaggio tifi? Recotec 1 e Recotec 2. Ah ok, come sono messi? Direi bene. Sì? Sei tu che porti fortuna? Ma speriamo. Ma tu giochi o guardi la gara? Diciamo che guardo la gara, dai. Sì, con l'iPad, eh? Sì, che non so usare. Tu invece sei una tifosa di? Cartisti per caso. Giacomo, ma tu a quest'ora non dovresti essere in pista a lavorare? Non sto lavorando, no? Oggi che bello vederti con la tuta. Divertimento, divertimento oggi, una volta ogni tanto bisogna, assolutamente. Naturalmente il grande Giacomo Moresco, titolare della pista B-Karting, che oggi è qua con una sua squadra. Sì, due a dire il vero, una più buttata sul simpatico e una che cerca di fare il proprio meglio. Tu in quale sei? Lasciamo stare. Ci stiamo divertendo tantissimo, la pista è meravigliosa, i kart vanno da Dio, ci stiamo divertendo tanto, non siamo tra i primi assolutamente, noi ci divertiamo anche a stare dietro. Però non siamo neanche ultimi. Grandi. Ed eccoci con il grande Paolo Gagliardini, che oggi anche lui è in veste di pilota o di team manager? No, pilota. Pilota. Come sta andando questa 500 miglia? No, è una gara molto bella, per noi è una prima esperienza, un'organizzazione eccezionale su una pista storica, per cui tutto va molto bene. La 24 ore di Pomposa si disputerà con i kart prodotti appunto da Paolo Gagliardini, che sono questi sensazionali KZR a 6 marce. Sì, è una novità assoluta, per cui la 24 ore sarà una gara appunto eccezionale, perché verranno utilizzati questi kart e spero che sarà un successo per tutti. E ci credo molto su questo progetto. Pilota di AutoGP e quant'altro, che oggi sei venuto a divertire qua? Oggi sono venuto a prendermene dai kartisti quasi di professione, sono tutti molto bravi. Comunque la manifestazione ti piace? È molto bella, si chiama 500 miglia, quest'anno
ho corso Indianapolis, non la 500 miglia, il prossimo anno vorrei fare la 500 miglia. E ti stai allenando? Perciò speriamo che sia di buon auspicio, sì. Gli mortacci tua, vieni qua! Com'è? Tutto bene. Da ultimi che stavamo siamo risaliti abbastanza. Ecco, ormai fate tappa fissa qui a Pomposa. Eh sì, siamo alla terza edizione. Sì, fra la 250 miglia e la 500 miglia il nostro team sta progredendo in questo settore. Ecco, il divertimento qua com'è? Sempre grande. Grandissimo, poi guarda che compagnia che ho, una ragazza pure, mia nipote, mio fratello, siamo tutta una famiglia. Il giro numero 150 assegna un nuovo equipaggio leader con Vicenza Kart Indoor che precede sempre il team Nutria di 14 secondi, come Carcomo e Recotec 2 in scia, mentre desta qualche perplessità la nona posizione di Fanny Formula staccato di un giro. Passa poco più di un'ora e ritroviamo in pista una situazione simile a quella dei primi 60 minuti, vale a dire 7 squadre racchiuse in un minuto ed i primi 3 addirittura in 10 secondi. Sono gli Orsatti Volanti 1, leader, la Nutria e il DRGM. Al passaggio numero 400 torna al comando Fanny Formula davanti alla Nutria e il Recotec 2. Franco Saini aveva appeso il casco al chiodo, poi però quando ci sono questi eventi come la 500 miglia non può dir di no neanche lui. Non si può proprio dire di no, anche perché con la squadra ormai mi restano, cioè posso fare queste gare perché con una gara è come se ne facessi certo. Quelle da 20 minuti. Ed eccoci con Claudio Giommoni, ossia Car for Fun. Colui che insieme a tutto il suo staff oggi ha dato l'assistenza tecnica e sta dando l'assistenza tecnica a questa strepitosa 500 miglia. Certo, è vero, stasera è una bella serata perché per il decennale di questa Endurance Series abbiamo 28 squadre. Questo vuol dire che la griglia era piena in ogni ordine di posto. I piloti si stanno comportando benissimo. I mezzi stanno andando bene, le uniche fermate sono solamente per fare il rifornimento, quindi siamo contentissimi di tutto. Qui cosa si fa? C'è la pesa. E quindi? E quindi si devono fermare, verifichiamo che il peso è esatto. Quanto deve essere? E 200 kg. 200 kg? Sopra i 200 kg va sempre bene, sotto i 200 kg penalità. Come viene gestito un cambio pilota? Beh, sicuramente sono momenti coincisi, bisogna stare molto attenti. In questo caso avevamo anche il peso, quindi è stata una buona fermata e abbiamo guadagnato probabilmente del tempo. Qui ci sono dei team che corrono da 10 anni, questo è un anniversario importante, li abbiamo visti, sono sempre davanti e trovarci già dopo un paio di ore in decima posizione ci fa piacere, ecco, perché comunque il livello di competizione è molto alto. La notte è andata bene, si sono comportati bene, nessun incidente, e bravi professionisti, bravi. Non ho parole. Io speravo che si rompesse lo sticato, ma non si rompe mai a quanto pare, quindi bisogna arrivare alla fine. Dopo 9 ore e mezza di gara torna in prima riga sulla videata dei cronometristi il team Nutria con 45 secondi di vantaggio su Recotec 2. Questa connotazione di classifica rimane fino al giro numero 500, quando transita per primo il Recotec 2 su Fanny Formula e gli Orsatti Volanti 1, con la Nutria che transita solo quinta. Ci avviamo così allo sprint finale, che si trasforma in un testa a testa tra Fanny Formula e gli Orsatti Volanti 1, con la Nutria che si ripropone alle loro spalle proprio nelle battute conclusive. Tutto bene? Ora siamo quarti, stiamo lottando per il podio e speriamo che vada bene. Va bene, va bene. Siamo in lotta al 20° posto, però va bene. Si
Si arriva così al numero 650, quindi a 14 giri dalla conclusione, con gli Orsetti Volanti 1 a comandare le operazioni ed un vantaggio di ben 25 secondi su Fanni Formula 2. Terzo il Team Nutri a 42 secondi dagli Orsetti e quarto Recotec 2, che insegue nello stesso giro ma con un minimo di distacco. Tutte le altre squadre hanno almeno 3 giri di ritardo. Ed ecco che negli ultimi 14 giri avviene il sorpasso di Fanni Formula, che recupera completamente lo svantaggio e conclude vittorioso la 500 miglia, con un vantaggio di poco superiore agli 8 secondi, proprio nei confronti degli Orsetti Volanti 1 secondi, sotto la bandiera a scacchi. Terzo a podio il Team Nutria, staccato di 55 secondi. E quarto, sempre con 664 giri percorsi, il Recotec 2, ma con oltre un minuto di ritardo. Quinto e migliore tra gli equipaggi inseguitori è Vicenza Karting Door, che accusa alla fine un distacco di ben 3 giri. Sesto è Recotec 1, che precede Mocar Como e il Team DRGM, entrambi nello stesso giro ed in lotta per la settima posizione, mentre chiudono nei primi 10 Stilt Kart Racing Team ed R3MGMT, che agguantano la decima piazza nel rush finale, così come la Persi Corse, che trova un ottimo undicesimo posto finale. Dodicesima squadra classificata, la Kart Track, poi a seguire Kartisti per Caso 1, Tittis Fuori Serie, Pomposa All Star, B-Karting, PG Kart, Pomposa Dream Team, Red Racing, Volman Racing, MGM Kart Racing, Roma Caput Karting, i Turbolenti, CKA Racing Team, Orsetti Volanti 2, Team Ventura Air Tracking, Kartisti per Caso 2 e CKC Racing Team. Siamo, l'abbiamo vinta, e è stata una gara durissima fino alla fine, perché ci siamo battuti con 3-4 squadre fino all'ultimo, centesimo. Abbiamo finito dopo 12 ore più 13 con pochissimo scarto. È stato un onore, poi anche perché gli Orsetti Volanti sono ben organizzati, ma anche noi questa volta ci siamo messa, cioè, la nostra squadra così ci abbiamo messa tutta. È stato un evento davvero sensazionale, un ringraziamento particolare alla famiglia Bondi del circuito di Pomposa e a tutte le persone intervenute in questa bellissima 500 miglia. Si è da pochissimo conclusa questa stupenda gara, sicuramente una fra le più belle, se non la più bella degli ultimi 10 anni. Abbiamo assistito a un finale davvero incredibile, 4 squadre racchiuse in pochi più di 50 secondi, un arrivo al final finish con la vittoria del Fanni Formula. Abbiamo qui i kart dei 3 team vincitori. Il Fanni Formula vince, oltre che la gara, la classifica della lista numero 1, seconda classificata per gli Orsetti Volanti e terza classificata il Nutri. Davvero una gara incredibile. Quindi l'appuntamento per il 25 luglio per la 6 ore e ricordate la 24 ore del 9 e 10 di ottobre. Quindi appuntamento alle prossime gare della Pomposa Endurance.